Mi sono arrivate ben due Eves Box, questo perché sono le box di febbraio e di marzo che sono arrivate, ahimè, con molto ritardo vista la situazione attuale. In ogni caso, tutto il materiale che vedrete di queste due box potete trovarlo nel sito di Sofie & Toffi perché appunto ogni componente viene venduto in maniera singola. Comincio ad aprire una box a caso, vedremo quale sarà. Sono molto spesse queste box. Che bel colore! È una premium box perché io di solito le prendo premium, quindi con oggetti in più. Guardate che carina! Mi piace proprio rosa. Ecco qui è la box di febbraio. Con questo stampo, vedete che carino, a forma di gatto, potete creare un piattino perché vedete è abbastanza grande e fare tutti degli effetti con la resina che andrà colata qui dietro perché qui è aperto e viene proprio l'effetto piattino. Oltre alla forma del gatto, qui vedo anche la forma della conchiglia, molto bellina, e si cola appunto la resina qua e poi viene proprio la forma della conchiglia con le sfumature che volete voi. Qui ce n'è un altro a forma di unicorno, molto carino. Anche con questo potete fare un sacco di sfumature diverse. Poi vedo un sacco di coloranti e pigmenti. Allora, questo è un colorante ad alcol, zaffiro, molto carino. Questo è un altro colorante a alcol. Si può fare anche l'effetto petridisce col colore alcol. Questo è verde, sempre un colore a alcol. Poi vedo il bianco, perfetto appunto, che serve per fare il petridisce. E poi due pigmenti, qua vedo nero e bianco. Qui vedo poi cos'è. Mi sembra un po' grande per essere una penna. Vediamo. Si apre. Ah, è un pennello. Molto carino. Molto bellino. Non l'ho mai visto un pennello fatto così con questa confezione, diciamo. Poi vedo qui la resina che deve essere una resina che si mescola con una ratio di 3 a 1, quindi tre parti di questa e una parte di questa. Qui vedo dei componenti dorati, delle viti, vedrò cosa farci perché al momento non ho delle idee. E questi, i miei preferiti, sono per fare dei geode sotto bicchieri. Poi quando farò il video vi metterò il link qui sopra così capirete cosa intendo. Li ho tolti dall'involucro e ve li mostro come dovrebbero venire, vedete. Poi qui vedo questo qui che deve essere un colorante oro di tipo UV, quindi da far asciugare con la lampada UV. Notavo che nel libretto delle istruzioni questa volta c'è indicato proprio come creare il geode di Agata, tra virgolette, e appunto i piattini. Come sempre vi dico che articoli premium ci sono. C'è il pennello, poi ci sono questi per fare probabilmente tipo delle scatoline se si vuole. Poi la conchiglia, vedete, e il gattino, i due piattini. Una particolarità che notavo, cioè nel libretto questa volta è scritto esattamente quanti grammi di resina servono per fare ciascun progetto. Ora apro l'altra box che è la box di marzo. Oh, è sempre rosa, sempre una premium box. Il libretto stranamente era messo all'esterno, comunque questa è la UV Deep Wire Art e faremo delle cose bellissime con questa box. Apro anche questo bel pacco, spero proprio che non si sia versata la resina perché qui non vedo un bel segno. Allora, wow,
Mi sono messa intanto dei guanti in nitrite perché noto che si è proprio versata della resina sul bordo. Va bene, allora, questi sono degli accessori per capelli che appunto si possono decorare con la resina. Poi qui vedo la UV Deep Resin, che è quella che è colata, che sarebbe la resina apposita per fare l'effetto con un filo di metallo. Immergerlo appunto in questa resina e viene un effetto bellissimo che vi mostrerò appena farò il video. Appunto, vi metterò il link qui in alto e anche in descrizione. Mi sono tolta i guanti perché mi sembra che non si sia sporcato altro. Questo appunto serve sempre per l'effetto con il filo di metallo, vedrete. Poi questi sono tipo dei misurini. Non ho ben capito a cosa servono, comunque mi studierò la faccenda. Sono in plastica. Poi vedo questo che deve essere un gel con effetto diamante, qui scrivono, ma è l'effetto olografico, diciamo. Sempre resina UV. Questa è una resina UV color magenta. Vedo delle pinze da bigiotteria, probabilmente le ho già simili. Adesso le apro e ve le faccio vedere meglio. Eccole qui, sono una pinza tronchesina per tagliare i fili di metallo, poi una pinza con i becchi a punta tonda e una pinza con i becchi a punta piatta, vedete? E ha anche una tronchesina qui, questa qui. Personalmente non mi piacciono moltissimo perché sono un po' ruvide, quindi lasciano i segni sul filo di metallo, però appunto non credo siano pinze di alta qualità. Poi qui vedo un filo di metallo nero, che bel colore, anche molto lucido. Poi tutte queste decorazioni non sono dei cristallini, ma fanno comunque un bellissimo effetto. Questi invece sono i pigmenti termocromatici, ovvero i pigmenti che cambiano colore a seconda del calore, quindi ci appoggiate magari un dito sopra e cambia colore. Poi vedo ancora coloranti, vediamo. Sono UV resin, cioè resine proprio color blu e verde, e prima vi avevo mostrato anche il magenta. Questo sarebbe un gel da mettere sopra la creazione spennellandolo. Proprio sopra la creazione finita. I componenti premium di questa box sono il cuore in polistirolo, poi i colori che cambiano con il calore e le tre pinze. Spero questo video vi sia stato utile, continuate a seguirmi per vedere le creazioni realizzate. Ciao!